Madre è nata nel 1913, era nata, significa che si è fatta da bambina la prima guerra mondiale. Ricordo che avevo questo disco della, come si chiamava la grande cantante tedesca di allora? Poi una canzone che hanno ripreso molte altre attrici cantanti dopo, che era Ho lasciato due valigie a Berlino, no? Diciamo, zwei Koffer gelassen, che era una scusa per voler tornare. E per mia madre era straziante questa cosa di Berlino, perché lei lo era profondamente legata. E vedere Berlino in quello stato, proprio per lei era qualcosa di tremendo. Sai che io la prima cioccolata della mia vita, quando sono entrati gli alleati a Roma, mio zio, fratello mio padre, era il più giovane, gli diede un po' di bottiglie che mio padre aveva nel suo bar. Noi avevamo molti parioli, eravamo dei signori, anche se c'erano gli orti di guerra, un po' di vecchie bottiglie di liquore in cambio delle forniture delle cioccolate per i militari. Ma noi ci mangiavamo anche la scatola perché sapeva di cioccolata. Io ho fatto la sera a scuola tedesca, un giorno venne mio nonno
neanche miei. Stare subito sul furgone, c'avevamo questo furgone del lavoro, e non sono mai più andato, e che ho saputo molti anni dopo che c'erano state delle minacce verso mio padre e mia madre. Da giovane, non, poi pensare che i mezzi di informazione non erano quelli di oggi, per cui tutto passava attraverso canali abbastanza obbligati, e mia madre non capiva quello che stava succedendo in Germania, insomma. Per mia madre è stato veramente difficile, devo dire, difficile. E accompagnare mia madre, dunque, partenza in treno Roma-Francoforte. Arrivati a Francoforte, io avevo ancora questo bambino, proprio piccolo ero, questo ricordo, perché nessuno poteva venire, andai io con mia madre. Arrivato, era una stazione militare praticamente, solo soldati, americani, inglesi, francesi. E dormimmo in una pensione di una signora che affittava queste camere, me la ricordo ancora questa camera col divano letto e tutto, ma il palazzo era uno spicchio di palazzo ancora in piedi, il resto era tutto demolito. Poi prendemmo il ponte aereo da Francoforte a Berlino. C'era il ponte aereo perché non si poteva attraversare la zona rossa.
erano aerei dell'Air France militari adattati quasi con dei sedili di tela praticamente. E arrivavamo a Berlino e questi tutta la famiglia dispersa era intorno alla città, perché la città c'era nessuno. C'era qualche negozio, qualche pianotera, qualche negozio, il resto della città tu potevi guardare, non vedevi, cioè era tutto vuoto. Mia madre ci faceva spostare i mobili contro le porte d'ingresso per paura che potessero. Sai, mia madre diceva di essere ungherese, però non sapeva più se fidarsi. Lì, essendoci l'ambasciata tedesca, era pieno di spie. Che giravano, sapevano chi eravamo, sapevano chi era mia madre. E mia madre, poi, e dall'altra parte, aveva paura anche del contrario, diciamo, le reazioni che potevano avere questi che rientravano verso una persona che comunque era tedesca. Non erano momenti.